Dalla location di questa mattina non mi trovo a Milano, ma sono, si sentirà mai qualcosa, ma sono a Budapest. Dopo Maiorca ho fatto 2-3 giorni in montagna da Jimmy e poi adesso sono salita qui una settimana per stare un pochino con i miei. Se non lo sapete, io ho vissuto qui dal 2007 al 2010, quindi più di 10 anni fa. Come passa il tempo, ragazzi, mi sembra ieri. Quindi conosco benissimo la città, ci ho vissuto 3 anni fissa e poi ci sono ritornata molto spesso. Infatti vi ho spesso portato con me quando sono venuta qui. Quindi mi godo qui quest'ultima settimana di relax prima di ricominciare il lavoro. Settimana di relax in cui ho ripreso ad andare in palestra. Da quando sono qui ho fatto un allenamento. Devo dire che trovare la motivazione è stato un po' complicato e difficile, perché ormai ero entrata nella routine, nel mood di non allenarmi. Quindi ricominciare ad allenarmi e renderlo parte della mia giornata non è facile. Ne ho parlato anche su Instagram e molti di voi hanno compreso il mio discorso un pochino contorto, quindi sono contenta di non essere sola in questo. Però oggi allenamento gambe in questa palestra pazzesca che costa 4,91 euro l'ingresso. Quindi cercherò di portarvi con me, non so quanto riuscirò a filmare, lo scopriremo adesso. Ragazzi, ebbene sì, in questo video ritorna il voiceover, cioè il commento al video o quello che vi sto facendo vedere. Allora, questo è un allenamento gambe, però molto concentrato sui glutei. Qui sto facendo degli stacchi a gambe semitese, perché per farli a gambe tese dovrei mettermi su uno step in quanto ho le gambe troppo lunghe. E poi sono molto flessibile, diciamo, quindi devo piegarle per forza, ma le piego anche perché lo sento molto di più sul gluteo e sul bicipite femorale. Io comunque, sappiate che ogni volta che guardo questa clip sono fissa con lo sguardo a quel quadricipite che non ho mai visto così evidente. Comunque, dovete sapere che questo allenamento è iniziato come un normale allenamento glutei, però poi è diventato extra. Perché girovagando in questa palestra ho trovato 2 macchinari pazzeschi. Ragazzi, che cosa ho scoperto? Il booty builder, cioè praticamente un hip thrust, però già costruito da sé. Ci si lega qui e si fa spettacolo. Cioè, guardate che spettacolo praticamente si prende. Cioè, ma come cacchio se la sono inventata? Si allaccia la cintura di sicurezza e siamo pronti a booty build. Ok, ammetto che all'inizio, per capire le distanze della panca, eccetera, perché varia dipendentemente dall'altezza, ovviamente, ho dovuto chiedere aiuto, o meglio, mi è stato offerto. Non so in che lingua mi sono espressa, ma insomma, alla fine ce l'ho fatta, ci sono salita sopra e ragazzi, ci ho passato un buon 10 minuti, un quarto d'ora. Mi sono innamorata, è davvero bellissimo come attrezzo macchinario che vi giuro ogni palestra dovrebbe avere, perché è
troppo troppo comodo rispetto a tutto il casino che noi facciamo, ragazze, voi mi capirete bene, quando dobbiamo prendere il bilanciere, trovare la punk, prendere l'altezza e tutto, madonna santa, se ci penso, vabbè, e nulla, quindi questo esercizio pazzesco, vi dico, non è che li ho filmati tutti gli esercizi perché non ci ritrovavo posto, ma ho trovato un altro macchinario. Perché vogliamo parlare di questo, invece dei kickback ai cavi, c'è il macchinario, spettacolo. E la bellezza di questo macchinario è che è dinamico, cioè quando io alzo indietro la gamba, davanti scende. Questo mi permette di mantenere dritta la schiena, come vedete non si incurva, problema che in realtà si riscontra molto spesso quando si fa lo slancio ai cavi, che nel momento in cui si fa maggiore sforzo si incomincia a incurvare la schiena, infatti male ai lombari. Invece il fatto che scenda davanti mi permette, sempre tenendo duro l'addome, qui tanto la gente passa, se ne frega, questo, dicevo, permette di non sforzare troppo la schiena. Nulla, pazzesco, questo è un allenamento davvero devastante. Oggi sto facendo questo voiceover che è il giorno dopo e ho davvero dolore e lo sto sentendo molto nel bicipite femorale e le gambe. Sarà anche perché comunque sono 2 mesi che non facevo allenamento glutei e non ho allenato le gambe, se non essenzialmente solo camminando, che fa il suo, perché i polpacci ce li ho belli allenati, ve lo giuro. Ma sono davvero davvero felice, super soddisfatta di questo allenamento. E niente, ammetto che non mi era mancato della gente che mi passava davanti vicino in palestra, ma vabbè. Allenamento finito, mi sono stragoduta questa palestra con tutti i suoi macchinari. Tutti gli aggiornamenti riguardo i miei allenamenti arriveranno nel prossimo video, perché ragazzi è in arrivo settembre e settembre, si sa, è un mese di novità. Quindi mi raccomando, stay tuned, perché tante tante novità in arrivo. Io adesso torno a casa a pranzare, quindi ci vediamo dopo. Voglio condividere con voi una mia piccola grande soddisfazione dopo questo allenamento, che è quella di aver indossato dei pantaloncini così corti e aderenti in pubblico. Lo so, può sembrare una cavolata, ma non è una cosa in cui mi sento molto confident, ho paura che mi si veda la cellulite, le gambe eccetera, però oggi l'ho fatto. Sono stata spinta un po' dagli eventi, perché qui a Budapest ho portato soltanto quel tipo di pantaloncino, non ho altro. Questo deve parlare qua. Non ho apportato altro, infatti ha già ricevuto 10 lavaggi e quindi sono stata un po' forzata. Ammetto che se avessi avuto tutto il mio guardaroba probabilmente non li avrei indossati, però l'ho fatto e sono davvero felice di averlo fatto, di aver fatto un passo fuori dalla mia area di comfort e aver capito che non ho niente da nascondere. E se ha la cellulite, sti cazzi. Oggi giornata di benessere, perché adesso stiamo andando alle terme. I genitori! Che spettacolo! Da questa, che è caldissima, poi si va in quelle di qua, più piccole. Scusa. Oh. Siamo venuti in queste terme che sono praticamente sconosciute ai turisti, infatti davvero non c'è nessuno, ma soprattutto sono a numero chiuso, cioè possono entrare al massimo 80 persone. Quindi, se vorrete venire, vi dico il nome, si chiamano Veli Bay e si trovano a Buda, lungo il Danubio, e sono davvero bellissime. Mi raccomando però, se incontrate all'ingresso un uomo italiano, probabilmente sarà mio padre, lasciatelo entrare, ha diritto di prelazione, visto che grazie a lui se vi sto dicendo di queste terme, che meritano davvero, in quanto appunto non c'è nessuno. E infatti il problema principale delle terme qui a Budapest, le più famose sono anche le più
popolate da turisti e non si godono, invece queste me le sto godendo tanto. Proprio per questo adesso vi saluto, metto giù il telefono e vado a farmi un pomeriggio di spa e benessere. Sono strafelice perché tra l'allenamento di questa mattina delle gambe lo sto davvero sentendo adesso, cioè una sensazione fantastica di riposo, davvero il miglior modo per recuperare. Potessi fare così ogni giorno. Sono le 7, siamo appena arrivati a casa, io ho un buco nello stomaco, quindi per non arrivare a cena affamata e aspettare anche l'ora che ci separa dalla cena, faccio una piccola merenda con yogurt. Questo qua ho trovato yogurt di soia al naturale e frutti di bosco, che come avete visto stamattina, sì, li cuocio prima di consumarli. Ho preso questa ciotolina un po' royal. Sentate in bagno, sì, 1, 5, contenta che sono qui. Stasera per cena salmone preparato dalla mamma. Ne ha fatto un letto di cipolla, ci ha messo il salmone, adesso sta cercando di mettere noce moscata, cipolla, cipolla, interrogazione, e pepe. Luna, che fai? Sorvegli il re? Quindi filetto di salmone al cartoccio. Qui sta bollendo del riso e qui zucchine in padella. La super healthy dinner.